Per la prima volta la Cina ha raggiunto l'Italia, un tempo solitaria in vetta alla classifica dei siti UNESCO, e ormai siamo pari a quota 55, mentre le visite archeologiche nei musei diventano sempre più virtuali, perché non si può più prescindere dall'aiuto crescente della tecnologia anche nella ricostruzione della nostra storia più remota. Ma nel servizio di Daniela Bisogni possiamo ammirare il relitto più antico al mondo, ancora integro, trovato in Bulgaria, nel Mar Nero. Vediamo. Quella del pubblico culturale per l'archeologia è un'attrazione fatale, un dato di fatto. I siti archeologici sono leader in Italia rispetto a tutti i luoghi della cultura aperti al pubblico, rappresentando nel 2017 oltre il 55% dei visitatori, ossia 66 milioni, come pure il 55% degli introiti nel 2018, ossia oltre 125 milioni. Sono solo alcuni dei dati significativi emersi alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, la cui 22esima edizione si è tenuta come di consueto a Paestum, anche per fare il punto su aree archeologiche e ritrovamenti da tutto il mondo. Ospite d'onore la Cina, che con il 55esimo sito iscritto all'UNESCO ha eguagliato quest'anno per la prima volta il primato dell'Italia. Il parco archeologico di Hangzhou Lianzhu, che è il luogo eletto dalla civiltà cinese proprio perché il ritrovamento del primo insediamento di civiltà urbana dedicata alla coltivazione del riso rende estremamente importante questa destinazione. Dopo aver aperto alle riforme, la Cina si sta sviluppando velocemente, anche per quanto riguarda molti siti storici, e questa è una grande sfida per noi. E il premio intitolato a Khaled al-Assad, direttore del sito di Palmira che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale, è andato al più antico relitto intatto del mondo, ritrovato nel Mar Nero, davanti alla costa della Bulgaria, anche grazie all'insolita composizione chimica dell'acqua e con l'ausilio di tecnologie robotiche. Ci sono molti relitti nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ma pochissimi sono completi come questo. Una nave che si trova a 2 chilometri di profondità, ancora con l'albero, gli elementi strutturali e i banchi per i rematori. Il turismo archeologico vive un momento positivo, soprattutto per il nostro bel paese, in quanto anche i nostri tour operator specialisti, che hanno sempre lavorato sull'outgoing, hanno iniziato a promuovere le destinazioni turistico-archeologiche italiane. Oggi qualunque museo, in particolare archeologico, non può più prescindere da un percorso virtuale, un compendio delle ultime novità in materia alla Borsa del Turismo Archeologico. Il virtuale è sempre più necessario perché completa quel paesaggio materiale e anche emotivo che ci aiuta in questo modo ad immedesimarci nella vita di chi è venuto prima di noi e quindi a capire che quegli oggetti che vediamo dietro le vetrine in realtà erano pezzi di vita vissuta, erano pezzi di emozioni, di sentimenti. Oggi l'effetto di realismo è veramente impressionante, tuttavia molto spesso ci dimentichiamo che accanto alla tecnologia bisogna considerare l'importanza dei contenuti. Con ologrammi tornano in vita anche le persone. Il personaggio rappresentato è un avatar che è stato ricostruito partendo dall'analisi con tecniche di medicina forense dei resti di un morto di Ercolano.